Amici di Uve, bentornati, io sono Fabio e oggi parleremo di un libro che si è reso complice dell'omicidio di oltre 50.000 persone, soprattutto donne, in Europa, fra la fine del 1400 e l'inizio del 1700. Sto parlando del Malleus Maleficarum, il martello delle streghe. Il Malleus Maleficarum è un trattato in latino redatto alla fine del 1400 da due monaci, Heinrich Kramer e Jakob Sprenger, con lo scopo di reprimere e limitare la diffusione del paganesimo e della stregoneria che venivano sempre più associate e assimilate al satanismo. Nel 1484 il Papa Innocenzo VIII emana la bolla papale Summis Desiderantes Affectibus, con la quale conferisce pieni poteri da inquisitori contro il delitto di stregoneria a Kramer e Sprenger per contrastare questi fenomeni all'interno della Germania. Infatti all'interno del Malleus Maleficarum è proposta la bolla papale preceduta da un approbatio, cioè un'approvazione che veniva attribuita a una commissione dell'Università di Colonia. In realtà in tempi recenti si è scoperto che si trattava di un falso redatto da un notaio compiacente. Il Malleus Maleficarum non venne mai riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa Cattolica come strumento per contrastare la stregoneria, ma al contempo non venne neanche mai inserito nella lista dei libri proibiti. Questo lo rese il manuale più consultato durante il periodo dell'Inquisizione, appunto per contrastare le streghe e il loro operato. C'è anche da dire che questo volume non è un trattato originale, ma che racchiude al suo interno nozioni legate alla superstizione, alla cultura contadina e alle leggende popolari. Il libro è diviso in tre parti. Il primo volume si sofferma sulla natura della stregoneria e su una visione abbastanza misogina e sessista della donna, secondo quale la donna era più soggetta alle tentazioni del diavolo a causa della sua scarsa fede, della sua debolezza e del suo intelletto inferiore. Nel libro si fa riferimento a come una strega possa provocare tempeste, distruggere raccolti, volare ai sabba, oppure grazie all'intervento del diavolo trasformarsi in un animale per causare del male alle altre persone. Il primo volume si sofferma in maniera quasi morbosa sui rapporti sessuali che le streghe intratterrebbero con i demoni. La seconda parte invece riprende molti dei concetti del primo volume, ma va a sottolineare come vengono realizzate le stregonerie e il modo in cui eliminarle. L'ultima parte si occupa di fornire istruzioni pratiche sul processo, la detenzione, la cattura e l'eliminazione delle streghe, soprattutto il valore delle testimonianze di persone che possano aver visto le streghe compiere determinati atti. All'interno del libro largo spazio è dato alle illustrazioni sugli strumenti di tortura e su come poter far parlare o confessare le persone che venivano accusate di stregoneria del loro crimine. Il libro in italiano è difficile da reperire. Io ho la fortuna di averne una copia, che è questa qua, Il martello delle streghe, Marsiglia Editori. Il suo valore si aggira fra i 70 e i 100 euro più o meno, quindi anche qua, se avete la fortuna di averne una copia a casa, per i collezionisti tenetela, per chi se ne vuole disfare sappia che può alzarci qualcosina. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto alla prossima puntata di Occultoteca.